Buonasera a tutti, benvenuti al Cineclub Arsenale. È una serata particolarmente emozionante per noi e di tutto il Cinema Arsenale, perché raramente capita di poter avere come ospiti delle colonne portanti della cultura, della musica, dell'arte di questo paese. Prima di tutto mi preme ringraziare chi ha permesso la realizzazione di questa serata. Voglio ringraziare l'Associazione Culturale Onda Video, il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e il Pisa Jazz. È una serata a stampo jazz, come tutti sapete, e sono onorato di poter chiamare qui Enrico Rava, il maestro Enrico Rava e Monica Fatato, l'autrice di Enrico Rava, Modo Necessario, il biopic, il documentario che racconta la vita, la carriera, lo stile di un meraviglioso musicista. Con me, al termine della proiezione, a condurre l'incontro sarà Andrea Pellegrini, musicista, amico dell'Arsenale e meraviglioso jazzista. E prima di cedere la parola a voi per un saluto e poi lasciar parlare le immagini, mi preme ricordare domattina l'altro incontro molto importante presso l'Aula Magna di Palazzo Matteucci, ore 10:30. Il maestro Rava incontrerà e dialogherà con gli studenti universitari dell'Università di Pisa in un incontro coordinato con il professore Alessandro Cecchi, un incontro libero, per cui tutti coloro che vorranno bissare anche stasera e avere un altro momento di incontro con il maestro, domattina ne avranno l'opportunità. Bene, il jazz, il cinema, protagonista assoluto di un film che racconta una meravigliosa carriera. Sì, io devo ringraziare Monica che mi ha fatto questo bel regalo. Adesso non sto a dire niente perché adesso vedrete il film, ne parliamo dopo, per cui grazie per essere venuti, numerosi. Spero che il film mi faccia stare bene. Ma diciamo che mi collego a Enrico, anche io vi ringrazio di essere qua, è sempre meglio parlare dopo aver visto un film che prima, quindi insomma aspettiamo le vostre reazioni, le vostre domande e buona visione. Buona visione e a dopo, grazie. Bene, vi presento uno dei più grandi musicisti dell'emisfero nord, Enrico Rava. Allora, Enrico, a te invece il film è piaciuto? Sì, a me è piaciuto, sì. E, ti ha fatto piacere questo omaggio così cinematografico alla tua carriera? Beh certo, figurati, come potrebbe non farmi piacere? Non capita tutti i giorni, no? Che una brava regista italiana si occupi di jazz, è bella, è gentile e intelligente, si occupi di jazz, no? Di un musicista jazz contemporaneo, non capita tutti i giorni, è abbastanza raro. Io ho visto il film, mi è piaciuto moltissimo e devo dire che ho apprezzato questa miscela veramente fantastica fra una dimensione narrativa e una dimensione che io trovo addirittura onirica in qualche momento, molto suggestiva. Mi è piaciuto come Monica ha trattato la tua musica e la tua esperienza sia con un approccio appunto narrativo sia con un approccio così incantato. A me ha trasmesso molto incantamento, così come incantamento trasmettono alcune delle tue musiche, come per esempio Bella. Perché non mi racconti la storia di questo pezzo? Guarda, Bella l'ho scritta nel 74, penso, 75,
perché dovevo fare questo mio primo disco per la ECM, che è questa casa discografica tedesca molto importante, quindi per me era un passo molto a cui tenevo molto fare questo disco. Quindi all'epoca abitavo a New York, mi sono chiuso lì nella mia stanzetta con un pianoforte e ho scritto una serie di brani, tra cui questo Bella, che era dedicato a una signora americana che si chiamava Bella Hartzberg, che era un personaggio politico, eccetera. Questo brano poi, a dire la verità, l'ho registrato nel 75, ma nel corso degli anni ho sempre trovato qualcuno che lo voleva suonare ancora, per cui mi capita anche di suonarlo adesso, 30 anni dopo, anzi no, 30, no, 40, quanti sono, non so, e non mi sembra che sia invecchiato in modo particolare, no? No, assolutamente, è attualissimo, molto bello e molto evocativo. Vado avanti o... Vogliamo fare girare un po' girare il microfono e assolutamente coinvolgiamo Monica in questa chiacchierata. Il ruolo del jazzista, la figura del jazzista, se vogliamo, notoriamente tra tutti i musicisti, forse è quella più libera, più sfuggevole, se vogliamo. Quindi la prima domanda che ti faccio, indubbiamente, è come sei riuscita ad afferrare, a bloccare un mostro sacro del genere e riuscire a convincerlo. Ci dirai se è stato particolarmente complicato convincere Enrico Rava ad entrare nel tuo film, e anche, se vogliamo, il lavoro sul set, cioè che attore è stato per te Enrico Rava, perché devo dire la verità, nel film si mette veramente a nudo, racconta tanto di sé, e quindi sei riuscito veramente ad agganciarlo. Beh, buonasera a tutti, vi risaluto. Ma allora, sono due domande praticamente. Allora, la prima è come sono riuscita a agganciare Enrico Rava. Ma ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente circa una decina di anni fa, e devo dire che avevo appena finito di realizzare un documentario su Demetrio Stratos insieme a un altro autore che si chiama Luciano D'Onofrio. Quindi appena terminato, diciamo, quel lavoro, che comunque erano stati altri 5 anni di vita, perché insomma c'è una grande ricerca in entrambi i lavori, non avevamo ancora realizzato, diciamo, la distribuzione in un video di Stratos, io ho dato un DVD autoprodotto dell'ultima versione del montaggio del film. L'ho data a Enrico, insomma, chiaramente dopo averlo conosciuto, insomma, ho pensato che veramente poteva essere interessante l'idea di raccontare il mondo del jazz attraverso la figura di Enrico, la sua musica e la sua storia. Quindi diciamo che avergli dato il film su Demetrio Stratos penso che in qualche modo l'abbia convinto. Giusto, Enrico? Giusto. Se sia vero, Enrico Rava o Mollani a questo punto, vista la meravigliosa... Non lo so, di... Esatto, a cena tra l'altro ci raccontava di qualcosa che non è entrato nel film, ma... Sì, diciamo che sicuramente Enrico ve lo potrebbe raccontare meglio di me, ma ci tengo per una volta a raccontarlo io. In qualche modo, quando eravamo al montaggio di questo film, chiaramente il materiale realizzato con Bollani, devo dire, insomma, di musicisti, personaggi meravigliosi, ho avuto la fortuna, abbiamo avuto di incontrarne. Però sicuramente, insomma, tutto il materiale realizzato con Bollani spiccava, insomma, c'era da scegliere, insomma, in qualche modo, insomma, tutti noi sappiamo come mai, insomma, Enrico in primis. E quindi sostanzialmente c'è un extra del film, che probabilmente uscirà in una prossima edizione come extra, appunto, forse insieme al DVD, che appunto col montatore abbiamo poi scelto di mettere quello che avete visto, che è il racconto dell'intervista alla televisione bulgara, in cui c'è Bollani che praticamente finge di essere Rava per un'intervista alla RAI, però voi vi chiederete, però avete sentito come fa bene Enrico, appunto, posso raccontarlo io? Sì. Ci provo. Okay. Allora, Enrico e Bolla, così come loro
lo chiama Rava, stavamo facendo questo viaggio per andare a fare un concerto. Enrico, che tra l'altro posso testimoniare, è un ottimo conduttore di automobili, cioè guida benissimo, ha una velocità abbastanza sostenuta, devo dire, però tutto sotto controllo. Insomma, chiama la radio Rai per realizzare un'intervista, sta guidando Enrico. E quindi insomma Enrico stava guidando, non poteva anche fare l'intervista, e quindi Enrico dice a Bollani: ok, falla tu. Quindi noi come extra abbiamo il racconto di Bollani, che racconta di questa intervista, ha detto anche di Enrico, che adesso vi confermerà, fatta benissimo, nel quale lui parla della musica che andranno a suonare, parlando di un Bollani che suona benissimo, straordinario tutto il tempo. Insomma, questo probabilmente potrete vederlo anche voi nell'extra o quel che sarà. Andrea, senti Enrico, ma parlando un po' della tua musica, se ti va, ma perché non mi racconti qualcosina dei cinque dischi che porterai nel famoso rifugio atomico che dicevamo a cena, che è Pilgrim and the Stars? Vorrei sapere qualcosa di più di questo capolavoro. Beh, quella è una storia abbastanza complessa, perché come ho detto prima, io all'epoca abitavo a New York e avevo avuto un gruppo con questo chitarrista bravissimo, John Abercrombie, però poi mi era venuta la cosa di portare un giovanissimo italiano che era veramente strepitoso, che si chiamava Massimo Urbani, era un sassofonista geniale, aveva 17 anni, e io ho pensato di questo disco per l'ICM, che era previsto che lo facessi con il quartetto, con John Abercrombie, ho pensato invece di fare un quartetto con Massimo Urbani, al basso un bassista, Calvin Hill, che era il bassista di McCoy Tyner, e alla batteria un batterista americano, Michael Carvin. Per fare ciò ho portato Massimo a New York. Premesso che Massimo era fuori come una campana, e io gli ho detto: mi raccomando, quando arrivi, cioè viaggio, no, lui ha detto: ah sì, è un mio amico, cioè uno che c'è un batterista del rock, veniamo insieme, ci divertiamo. Dico: no, guarda, vieni da solo, perché cerca di non fare il cretino in aereo, vieni vestito bene, perché in America l'immigration sono molto tosti. No, non ti preoccupa, poi suo papà gli ha comprato il cappottino, tutto. Comunque io ero lì aspettandolo all'aeroporto di Kennedy, c'era io e un altro tipo anche, che arriva la gente, comincia a uscire, la gente di questo aereo, escono e lui non arrivava. Siamo rimasti solo io e questo tizio a aspettare. A un certo punto guardo così, si aprono le porte, no, automatiche, e vedo in fondo Massimo e un cappellone circondati da dei poliziotti. E dopodiché, Mr. Rava e Mr., non mi ricordo come l'altro, please, siamo andati lì. Risulta che questi due deficienti in aereo, prima loro siamo andati a delle canne, poi si erano ubriacati, poi Massimo ha cominciato a dire: sì, vado a New York a suonare con il mio amico Enrico, poiché veniva con un visto turistico, chiaramente di fatti gli hanno ritirato il passaporto. Era una scena terribile. Chiuso la parentesi, questo gruppo era molto bello, solo che il batterista era un personaggio particolare, era un omone così nero, che poiché era renitente alla leva, c'era la guerra di Vietnam, quando lo avevano beccato lo avevano mandato al fronte, per cui era ricoperto da cose di proiettili, no? In più la cintura nera di karate, e io non lo volevo, ma il bassista Calvin Hill mi ha detto: guarda, fai venire Michael perché è il miglior batterista che c'è in giro. Dico: sì, lo so, ma io so che ha avuto un sacco di storie. Per esempio, sapevo che aveva preso a pugni il leader del gruppo in cui suonava, che era un trombettista anche lui, tra parentesi, si chiamava Hannibal Marvin Peterson. Situazione un po' movimentata. Sì, abbastanza.
Carlo mi ha detto, no, ma guarda, è cambiato, adesso sto con una ragazza, si è messo a fare yoga, è diventato buddista, guarda, no, vabbè. Infatti abbiamo suonato tipo 15 giorni a New York in un club, benissimo, lui era meraviglioso questo tipo. Poi siamo partiti per l'Europa, avevamo un tour alla fine del quale dovevamo registrare il disco, no? Quindi nel momento esatto in cui siamo scesi in Germania, questo batterista Michael ha cominciato a dare da matto, no? Ha cominciato a dare fucking German, no? Così ha cominciato a litigare con tutti, con gli organizzatori, morale, quando quelli della compagnia discografica sono venuti al nostro concerto a Monaco. C'era Manfred Eicher, che è il patron della ECM, e il suo braccio destro, che si chiamava Thomas Stovzand, il quale stava con una ragazza nera. Allora entra Thomas con questa ragazza nel camerini e Michael Carvin, il batterista, lo guarda e fa: "Ah, you are with a black woman", e fa lei: "Why you stay with this white?" Perché stai con questo bianchetto, no? Per cui Manfred Eicher, che non era ancora entrato, ha sentito la cosa, non è entrato, il giorno dopo mi ha telefonato e ha detto: "Guarda, io in studio con questo qua non ci vado, quindi fai una cosa, finisci la tournée, torna a New York, fai un altro gruppo e torna a fare il disco". E quello che ho fatto, mi è spiaciuto perché quel quartetto lì era veramente originalissimo, però non siamo riusciti a registrare. Siamo però riusciti a registrare col quartetto che poi ho portato, che era con John Abercrombie. Cioè, ho scelto della gente molto più tranquilla, chiaramente. Due norvegesi, comprensibilmente, che, no, che oltretutto quando parlano al contrario, dico, fanno così, no? Ma sei d'accordo che questo disco è uno dei più belli, più così, uno dei riferimenti per quanto riguarda la tua produzione, oppure c'è qualcosa a cui tieni di più? Ma guarda, a me il disco a cui sono più legato è anche uno dei dischi che è andato peggio, che si chiama Quartet, che è un quartetto con Razor Rad, Aldo Romano e Jenny Clark. Questo disco sì, mi piace anche molto, sì, mi piace. Però, come dire, i miei dischi non so se mi piacciono, cioè mi piacciono appena mentre li faccio, poi quando li ascolto sono sui carboni ardenti aspettando l'errore, che io so che c'è, no? Aspetto la stecchetta, oddio, adesso arrivo. Allora, se sono con qualcuno, quando sta per arrivare la stecca mi metto a parlare, così non la sento. È naturale. Questo purtroppo. È un po' il, no? Tornando, Monica, al discorso della selezione, delle scelte, tu prima dicevi di un Bollani straripante e quindi hai introdotto un po' il tema della selezione, della scelta e di conseguenza della, se vogliamo, della ricerca del materiale in senso anche più ampio. Ci sono delle immagini straordinarie, meravigliose, viste per la prima volta anche all'interno del documentario. Penso ad esempio a Round Midnight con Petrucciani e a Roma, probabilmente in un concerto a Roma, che qualitativamente parlando, se vogliamo, le immagini del tempo non erano così eccelse, ma era un momento così sublime che non potevi non inserire. Quindi ti chiedo, intanto, questo lavoro, quanto, in questi 5 anni per l'appunto, quanto è stato complesso anche questo lavoro di scrittura e riscrittura attraverso anche le immagini, il ritrovamento di materiali così inediti e anche la scelta, se vogliamo, di inserire in un prodotto cinematografico del genere anche immagini che, qualitativamente parlando, l'audio, il video, magari non sono così alte, ma che hanno un valore del genere. E Enrico, forse anche un ricordo di un genio come Petrucciani, con cui hai avuto il piacere e l'onore di calcare quel palcoscenico e probabilmente non solo quel palcoscenico. No, voglio dire una cosa, io avevo completamente dimenticato di quel concerto. Mi ha fatto vedere lei questa cosa che ha trovato. Mi è piaciuto moltissimo, infatti l'ho detto: "Guarda Monica, è vero, l'immagine non è che sia il massimo della vita, il suono, però ti prego mettilo assolutamente, perché è una delle cose più belle che fatte da me che ho sentito", quindi sì. Beh, allora, come diceva Antonio, insomma, fare un documentario
autoriale di questo tipo prima di tutto nasce da una grande passione, perché insomma metterci 5 anni a fare un lavoro è comunque, però insomma anche la possibilità di ricercare, quindi insomma ho avuto anche la fortuna, mettendoci così tanto tempo, di avere tanto tempo per ricercare, per cercare. E nello specifico insomma il filmato di quel concerto l'abbiamo trovato alle Teche Rai, perché le Teche Rai, insomma, come alcuni di voi sapranno, insomma nascondono pietre miliari, soprattutto in quegli anni lì dove si producevano materiale in televisione molto, molto di grande qualità, anche musicalmente e non solo. E devo dire, quando anch'io la prima volta che ho sentito, mi ricordo benissimo, ero da sola alle Teche Rai con la cuffia e ho visto quelle immagini, ho sentito quel pezzo lì, ho proprio pensato che davvero probabilmente da un punto di vista complessivamente, anche nella sua imperfezione in qualche modo, probabilmente rende quel pezzo, insomma, si sentisse meglio, sarebbe meglio, i bassi non sono ottimi, le frequenze, la musica e tutto quanto, però l'impatto sonoro e visivo sicuramente anche per me è stato una, è stato quando io ho sentito quel pezzo e quando ho trovato quel pezzo lì ho proprio pensato ho pensato un'altra cosa, comunque caspita, questo pezzo sicuramente lo metteremo nel film. E quindi diciamo quello che vi raccontava Enrico è stata, se vogliamo, una conferma ulteriore del fatto di riuscire, insomma, di decidere di inserirlo. Devo dire, io non ho mai avuto nessun dubbio. Poi diciamo il grande lavoro che si fa in un lavoro del genere è un lavoro di montaggio. E quindi oltre alla scelta dei brani musicali, che un po', se vogliamo, è stato quello che mi ha guidato all'interno del viaggio, della costruzione del film, anche visivamente, che è un lavoro che viene fatto ancora in una terza fase, e cercare di riuscire ad assemblare in qualche modo, a creare una continuità, un flusso visivo che permettano di passare da un'alta definizione, così come le immagini realizzate ad hoc con un'editrice della fotografia e una vera troupe, appunto al repertorio come quello nel caso, che invece sicuramente ha un'imprecisione, una qualità dell'immagine che è proprio di un'altra epoca e un altro livello, anche proprio tecnicamente. Andrea, se sei d'accordo, noi possiamo provare a passare la parola anche al pubblico per, certo, delle domande, delle curiosità per i nostri ospiti. Vorrei fare due brevissime domande a Enrico Rava. La prima, se avesse piacere a fare un piccolo ricordo di Marcello Meis, di cui l'ho sentito parlare molto, in maniera molto commovente, in un programma della radio qualche anno fa. La seconda è una mia curiosità personale. Io in passato ho avuto un periodo di carriera musicale e poi per varie ragioni ho interrotto, ed è tanto che ora mi interesso di questioni ambientali e naturalistiche, e sono un amante, fra l'altro, delle Cinque Terre. Ho sempre sentito dire che Rava ha trascorso lunghi periodi a Cormiglia e non so se ci stia ancora, se c'è stato residenza, com'è. Però mi domando, un musicista, secondo me, in un posto come le Cinque Terre non può che stare bene, perché almeno nel mio piccolo vissuto la sensibilità per l'arte, per la musica e quella per la natura per me sono state molto simili, molto, che vanno d'accordo fra loro. Grazie. Io alle Cinque Terre, cioè quando io sono tornato da New York, come prima cosa dovevo decidere dove andare a vivere. Un mio amico, che tra l'altro era un regista, si chiamava Gianni Amico, che abitava, aveva una casa a Manarola. Ho cercato casa a Manarola, non l'ho trovata, e allora ho trovato Cormiglia. Cormiglia, ci sono stato quasi 10 anni, credo, dal 77 all'87. Cormiglia è un posto è un paesino di 220 abitanti, è come una tribù, sono quasi tutti parenti. I casi sono due: o ti accettano e allora non sei mai stato bene così, oppure non ti accettano, allora è meglio che tu te ne vada di corsa, perché
a me mi hanno accettato, sono entrati nella mia storia, venivano con me ai concerti, i ragazzi, cioè è stato un periodo strepitoso. In più avevo dove la mia casa era in paese ma leggermente isolata, perché io potevo anche lavorare la notte, perché io ho scritto moltissimi brani, avevo un pianoforte, moltissimi brani di notte, tutta la notte non rompevo le scatole a nessuno. Coniglia è rimasta nel mio cuore veramente, tant'è che poi per anni dopo che mi sono andato da Coniglia, quando suonavo in un raggio così di 100-150 km, c'era sempre un contingente conigliese che veniva a trovarmi. Questo per quanto riguarda Coniglia. E invece quello che riguarda Melis è stato forse il mio miglior amico. Eravamo molto legati, tant'è che lui, che aveva la doppia attività, suonava il basso e componeva, però era anche un alto funzionario dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, perché aveva il passaporto diplomatico, era a Tokyo e quando io sono andato a New York, lui si è fatto trasferire a New York, per cui eravamo molto insieme. Io gli ho anche suggerito di fare qualcosa con la musica sarda, difatti il suo primo disco che l'ha fatto con un quartetto su tenore, è andato a registrarli, è un suggerimento, devo dire, che gli avevo dato io di andare a registrare i su tenore in Sardegna e poi sovraincidere qualcosa a New York. Qui Marcello, che dire, niente, non voglio neanche parlarne, perché quando gli amici non ci sono più è un dispiacere troppo grande. Buonasera, mi chiamo Olivieri e sono un frequentista della banda di calci. Comunque la domanda che ti faccio è una curiosità che mi è venuta. All'inizio del film ha detto che sei venuto in contatto da ragazzino con i jazz, con Big Svedeberg, Louis Armstrong e Dizzy Gillespie. Ora, vorrei sapere, dopo una vita e una carriera come la tua, se ancora ti viene voglia qualche volta di riascoltare Big Svedeberg, e se ascoltarlo, se lo fai, e ti procura sempre lo stesso piacere e la stessa emozione delle prime volte. Bix è uno dei miei punti di riferimento, infatti io in macchina ho parecchi CD, uno di quei CD è quello di Bix, lo ascolto, guarda, non passa, anche Armstrong e gli Hot 5 e gli Hot 7 e Bix Weiderbeck con Frankie Trumbauer e anche con il suo gruppo, sono dischi che ascolto molto frequentemente, cioè veramente, provo lo stesso piacere, non mi stanco mai, ma d'altra parte è come dire, uno non è che si stanca di ascoltare il concerto in sol maggiore di Ravel, oppure che non so, i concerti brandeburghesi, oppure non so, Michelangeli che suona Debussy, uno non può sentirlo non 20 anni, 30, 40, 100, 200, no? È musica, è la grande musica, uno non si stanca mai di ascoltarla, scopre sempre qualcosa di nuovo. Sono Filippo D'Urso di Empoli Jazz. Senti, no, io volevo chiederti il rapporto con le nuove generazioni di musicisti, no? Vedo che tu, rispetto a molti altri, diciamo, della tua generazione, sei quello che è più attivo su questo fronte. Secondo te da cosa dipende, insomma? Da te o dai ragazzi? Ma forse perché non sono cresciuto, sono rimasto un bambino anch'io. No, il problema è questo, che i miei contemporanei ne sono rimasti pochi, purtroppo. Ma quei pochi sono rimasti, tranne Franco D'Andrea e Dino Piana, sono tutti legati alla musica che suonavano quando avevano 30-40 anni. Quindi io non sono assolutamente legato a quello che facevo una volta. Io ho bisogno sempre di trovare qualcosa di diverso, se no mi annoio. E allora, se mi devo annoiare, smetto di suonare, vado da mangiare
ai piccioni nei parchi, no? Invece voglio continuare a suonare, però ho bisogno di uno stimolo. Allora, normalmente mi sento molto più vicino come visione della musica a gente di 20, 25, 30 anni che non ai settantenni, e ci posso fare così. Io volevo chiederti, hai conosciuto tanti artisti, hai collaborato con tanti artisti in tanti scenari diversi in tutto il mondo, immagino avrei visto scenari diversi. C'è qualcuno degli artisti con cui hai collaborato che magari credi possa aver influito sulla tua evoluzione musicale, sulla tua crescita? E questa è una domanda. E l'altra è, ti è mai capitato di trovarti benissimo con un artista su un palco e poi di detestarlo nella vita reale al di fuori del palco? A quest'ultima domanda mi è anche successo, ma quando mi è successo la collaborazione è finita lì, perché io devo trovarmi bene, devo sentire, deve esserci un'empatia, se no non me ne frega niente. E l'altra domanda mi sono già dimenticato. Decisamente i musicisti che sono stati determinanti, primo fra tutti Gato Barbieri, che mi ha convinto, che come dire, quando io l'ho conosciuto, ho suonato con lui, facevo dilettante, facevo un altro lavoro, e lui mi ha fatto capire che invece avrei potuto fare questa cosa, e me l'ha fatto capire in un modo molto bello, cioè mi ha invitato a suonare nel suo gruppo, per cui ho mollato questo lavoro, sono andato a Roma e ho suonato con Gato Barbieri. Abbiamo suonato 9 mesi tutte le sere con Franco D'Andrea, tra l'altro. È stata un'esperienza pazzesca, è stato come andare all'università, è stato incredibile. Quindi Gatto, poi sicuramente Steve Lacy, che mi ha aperto la... cioè io prima ero chiuso così nell'idea del post bebop, tipo Quintetto di Miles, che ancora oggi è una delle cose più belle per me. Come detto ciò, io suonavo in quel modo lì, e con Steve mi si è aperta tutto un altro mondo. E un altro musicista, qui l'avete visto, suonava il trombone, si chiama Russell Rudd, che è un genio assoluto, poco conosciuto per problemi personali, trombonista, ha inventato il modo di suonare il trombone moderno dopo il bebop, tra l'altro ha suonato il contrabbasso anche nel trio di Herbie Nichols, è un arrangiatore, in più un americano di quelli belli, gli americani brutti e quelli belli, gli americani di una volta, quelli tipo da frontiera, no? Uno che può fare tutto, può costruirsi una casetta, oppure aggiustare il motore dell'automobile, scrivere una poesia, fare qualunque cosa. Quindi per me è stato importantissimo conoscerlo, poi suonare con lui. Uno dei musicisti che più mi hanno influenzato comunque sicuramente è João Gilberto, con cui non ho suonato, cioè ho suonato a casa sua con lui, però ho avuto la fortuna di essere suo amico e capire veramente la... cioè lui è un poeta pazzesco ed è uno che ha l'idea degli spazi, no? Quindi mi ha insegnato, infatti questo titolo, Note necessarie, viene da una frase che mi aveva detto João Gilberto quando io a casa sua, portando la tromba, suonavo un po' con lui, e lui mi ha detto: ma voi jazzisti fate tante di quelle note, fai solo quelle necessarie. E quello secondo me è stata una lezione enorme che purtroppo non ho applicato veramente come avrei voluto, perché uno si lascia prendere. Andrea, che ne pensi da questo punto di vista? Non sono molto d'accordo, trovo che tu faccia le note importanti. Posso fare una domanda a Monica? Certo. Dunque, mi ha colpito moltissimo in questo film il ritmo e la musicalità del montaggio. Mi ha veramente colpito molto, e non è una cosa molto comune nei docufilm, comunque nelle queste operazioni ispirate a musicisti. Ma te hai esperienze musicali, com'è il tuo rapporto con la musica? Beh, la musica è la mia grande passione, cioè ho studiato musica, non ho studiato cinema. Ho
fatto il conservatorio. Peccata. Peccata, sì. E quindi sicuramente io tra l'altro non ho una formazione cinematografica, ma musicale, ho studiato musica. Che strumento hai suonato? Ho studiato canto lirico. Ah. Quindi no, proprio un vero strumento, insomma, uno strumento un po' così. Sì, la voce. Scherzo. E, diciamo, nel jazz usa molto prendere in giro le cantanti, scusa. No? Sì, sì, ho presente, conosco le cantanti. diciamo che sono contenta della domanda, nel senso che sicuramente, come spero abbiate più o meno apprezzato il film, il protagonista assoluta del film è la musica. È la musica che in qualche modo ha guidato il montaggio, perché tra l'altro è anche proprio, penso, un mio modo di montare, nel senso che io non monto il testo e poi la musica, scelgo la musica e sulla musica scelgo il testo. Quindi a volte insomma, in sala di montaggio, che è stato un grandissimo lavoro, è stata proprio una composizione quasi del testo insieme agli spazi, alle note e al montaggio. Tra l'altro molti dei brani che ci sono nel film, ovviamente per questioni insomma di durata, non sono interi. E quindi sono anche, spesso sono, anche il solo di Enrico del Giro del Giorno in 80 Mondi, che è un brano meraviglioso, però ovviamente era troppo lungo. Quindi mi sono presa, diciamo, la briga di staccare a un certo punto e rimontare. Devo dire che sono contenta di questo, perché Enrico comunque da questo punto di vista, insomma, ha apprezzato il lavoro e probabilmente... è difficile accorgersi di questi tagli che sono stati fatti, perché comunque c'è stato nella costruzione proprio della musica e del testo un grandissimo lavoro di rifinizione, sia a livello di appunto di montaggio, che poi successivamente di post-produzione, mixer audio, che comunque è un lavoro che ho seguito anch'io personalmente dall'inizio alla fine. Quest'ultima osservazione mi è piaciuta molto, perché stavo pensando prima a quello che ha detto Andrea Pellegrini, cioè dell'incantamento, no? Che forse è proprio legato a questa musicalità del film, del documentario. Quello che stavo pensando è che invece, forse sarà per deformazione mia, mi è mancata un po' la parte biografica, cioè, ma forse è una scelta, no? Cioè di non raccontare troppo la vicenda personale di Enrico Rava, ma di raccontarne più la vicenda musicale. E questo un po' mi colpiva, cioè non si parla molto di lui come persona normale, diciamo, ma come musicista. Una scelta? Assolutamente sì, una scelta. Devo dire, vabbè, insomma, posso dirlo adesso qua. Inizialmente io avevo delle idee, diciamo, un po' diverse, nel senso che avrei voluto approfondire di più il discorso umano, volendo, no? Il discorso soprattutto della quotidianità. Però in qualche modo, diciamo, a un certo punto con Enrico, anche per le situazioni insomma che ci siamo trovate anche da parte sua, penso sia stata una scelta, quella di una scelta comune, forse non ce lo siamo mai detti, quindi insomma ecco qua il colpo di scena della serata, quello di in qualche modo da parte mia di scegliere di raccontare l'artista attraverso l'arte e la musica, attraverso quindi anche, se vogliamo, come avete visto, spero, in qualche modo accennando al mondo del jazz, al linguaggio del jazz, anche da un punto di vista d'immagine, evocativo e tutto quanto, con le incursioni anche di Stefano Zegni, insomma. Quindi è stata una scelta quella in qualche modo di lasciare fuori quell'aspetto. Però io devo dire sono alla fine soddisfatta della scelta che ho fatto, perché in qualche modo mi era capitato anche nel precedente lavoro con Stratos, a un certo punto, vabbè, lì eravamo in due autori, però raccontiamo le questioni personali, la vita, la quotidianità, avremmo potuto farlo, chiaramente lui, c'erano delle persone che ci avrebbero raccontato.
però in qualche modo per una scelta di sensibilità puramente ed esclusivamente personale, devo dire, io anche personalmente come autrice, ma anche come pubblico, prediligo, soprattutto nel caso delle biografie di grandi artisti, come in questo caso, i film e le storie che raccontano l'arte e meno la questione, diciamo, privata, che è un po' tra l'altro anche la tendenza di un certo tipo di documentario legato al biografico, che io personalmente peraltro non amo proprio assolutamente, quindi è una scelta. Forse non c'entra molto perché non è stato parlato, però ultimamente mi sembra che ci sia tantissima contaminazione da parte dell'elettronica, musica elettronica, anche nel tuo jazz, perché ti ho sentito a Fiesole e sono rimasta inchiodata dove ero seduta per tutto il periodo del concerto, ma c'era tantissima musica elettronica. E mi chiedevo, non so, cosa aggiunge in più, quanta più libertà, quanta più improvvisazione, cosa significa? Me ne parlavo proprio stasera con loro. Io la musica elettronica la vedo come una via di scampo oggi, come oggi, artisticamente, perché è veramente un qualcosa di non fatto prima. No? Noi jazzisti abbiamo lavorato per almeno 30 anni su quello che avevano fatto i grandi di prima. Questa cosa qua con l'elettronica, cioè, hai sentito il concerto con Matthew Herbert, non penso che si possa trovare un riferimento a qualcosa di simile, almeno io non trovo un riferimento assolutamente, per cui è come essere vergini, di colpo mi trovo con qualcosa che non conoscevo, e questo si lega a quello che ho detto prima, no? Io devo sempre fare qualcosa più in là per togliermi dalla noia. Qualcosa che non conoscevo, che mi dà degli stimoli nuovi, dei suoni che non avevo mai sentito prima. Alcuni suoni che fa Matthew sono veramente, cioè, mi campiona la tromba e poi lo trasforma in qualcosa di pazzesco, magari ne fa un ritmo. Io, quello mi dà uno stimolo enorme, per cui proprio mi viaggia la testa e ai 200 all'ora e... Perfino io ho sentito, tra l'altro adesso stiamo lavorando sul missaggio per fare un disco di questi concerti, e sento anche la tecnica mia in questa situazione, suono molto meglio di quello che so suonare, cioè suono meglio tecnicamente della mia tecnica, perché è uno stimolo talmente forte, quindi mi sembra una cosa importantissima oggi questa, la musica elettronica, soprattutto tenendo presente che i musicisti newyorkesi giovani di oggi fanno una musica estremamente complicata, estremamente difficile, a altissimi livelli tecnici e di conoscenze armoniche eccetera, però personalmente non mi emoziona assolutamente, e non emoziona anche gli altri, perché difatti è una musica che sta perdendo la presa che aveva sul pubblico. Quindi, mentre invece con questa cosa qua dell'elettronica mi sembra che possiamo entrare in una dimensione più emozionante. Se non ci sono altre domande dal pubblico, io, Enrico, ti chiederei una piccola curiosità. Nel film ripeti una cosa che hai detto anche in tante interviste, cioè il fatto che pensare di fare il jazzista quando tu eri ragazzino era come immaginare di fare il cowboy, se vogliamo. E la figura del cowboy ritorna per lo spettatore attento anche nei Tex, nella tua collezione di Tex. Il cowboy figura assolutamente solitaria, un po' se vogliamo come il trombettista, che però per sublimare la sua arte ha bisogno invece di altri, no? di suonare. Quindi se Enrico Rava, che è diventato Enrico Rava, dovesse chiudere gli occhi, pensarsi di nuovo ragazzino e immaginarsi in un bivio, vorresti rinascere cowboy o vorresti ritornare a fare il trombettista? A parte il fatto che io amo molto Tex, perché
in sé sono racchiuse le due cose che mi piace. Lui è un ranger, sì, però è anche un capo dei Navajos, quindi certo, le due cose. No, non farei cowboy assolutamente, no. Forse non farei trombettista, però, perché è uno strumento così ostico che richiede sempre di essere studiato tutti i giorni. Allora io alla mia veneranda età, ogni tanto, magari tipo stamattina, siccome avevo un labbro che non andava bene, fare note lunghe, ma è possibile che io a 77 anni perda il tempo a fare delle note lunghe con questo strumento di merda? Enrico Rava. Volevo ringraziare il Cinema Arsenale, Antonio, insomma il pubblico di questo cinema meraviglioso, che insomma so bene cosa significa insomma proporre delle serate un cinema di questo tipo, e complimentarvi con voi per la programmazione, e grazie. Grazie a te Monica, grazie a Enrico, grazie a Andrea per aver invitato a condurre questo incontro. Io vi ricordo nuovamente l'incontro di domani mattina, ore 10.30, Aula Magna, Palazzo Matteucci, condotto da Alessandro Cecchi. Nuovamente Enrico Rava dialogherà con gli universitari e con chi vorrà chiacchierare di jazz e non solo di jazz. Grazie e buona serata.